Vi faccio vedere le cosine che abbiamo preso alla Decathlon oggi pomeriggio. Praticamente abbiamo preso solo per mio marito perché io volevo vedere se trovavo un vestitino poi alla Facit, ma non ho trovato niente che mi aggradasse, quindi metterò i vestitini che prendo nel mio negozio. Però se ci fosse stato qualcosa che mi colpiva avrei anch'io comperato qualcosa. Allora, mio marito ha preso questo bel costumino prezioso in questa fantasia blu e nero. Poi ha preso questa canottierina, che sono canottierine quelle traspiranti sulla pelle. L'ha presa più che altro per lavorare questa qua, perché necessita dove lavora lui. Fa molto molto caldo e quindi ha preso questa canottierina. Poi ha preso questo bel completino con il pantalone dell'Adidas e la magliettina sempre dell'Adidas, praticamente bianca e nera, molto carina. Ecco. E poi ha preso un altro completino che c'è la magliettina fatta in particolare, praticamente dietro ha la forma come se avesse una canottiera, vedete? Questa fantasia con i suoi pantaloni a bermudina, così. E poi questa qui è la cintura invece che abbiamo preso la Facit, sempre per lui, perché ha comprato un bel completo che metterà domenica per la nostra festa. Il pantalone così, bluette. Aspettate che qua si è incastrato, pantalone così bluette, carinissimo, molto molto leggero. E poi la camicia così bianca, con praticamente i bordini in questo modo qua, i bottoncini fatti carinissimi con il filo rosso dentro. Le impunture fatte come nel giro manica, comunque di un cotone leggerissimo, molto graziosa. Ecco qua, questi sono gli acquisti che abbiamo fatto oggi. Sono acquisti solo per mio marito. Io invece mi sono comprata un paio di occhiali fatti a mascherina e adesso ve li faccio vedere. Ecco qua. Ho messo i miei occhialini, vi faccio vedere, eccoli qua, fatti tipo mascherina. Comunque poi me li vedrete sicuramente indossati. A me sono piaciuti moltissimo. Queste sono le bomboniere praticamente la confezione delle bomboniere che ho fatto per il mio 25esimo. Eccola qua, e praticamente c'è il sacchettino sopra con i confetti d'argento dentro e poi dentro c'è la bomboniera che vedrete poi in seguito. Io l'ho disposta in questo cestino di vimini. Queste cose che vedete sono delle cose piene d'aria, le ho messe qua perché poi caricandole in macchina. Non vorrei che strattonandosi possano rompersi magari le bomboniere dentro. E allora le ho messe in questo cestino di vimini qui, vedete? E poi gli ho messo un centrino fatto in questo modo qua, con questo merletto dorato e niente, queste sono appunto come si presentano. Confezionate le mie bomboniere per il nostro 25esimo. Stamattina al negozio mi sono vista recapitare questo mazzo di fiori stupendo, meraviglioso. Non me l'aspettavo, sinceramente, e da parte dei miei suoceri. Sono stati veramente, veramente carinissimi. Sono meravigliosi. Visto?
Mi appresto a preparare i miei praticamente menù. Ho preso questo qui è il menù che si presenta, vedete? Li sto andando a rotolare mettendogli un fiocchetto d'argento così e questo qui color grigio e ho inserito una mollettina con il fiocchettino in questo modo qua. Che ne dite? Possono andare bene? Allora, adesso ne prepariamo qualcuno insieme. E voilà. Thank you.
Sono pronta per andare appunto al ristorante, all'agriturismo. Mi sono messa questo vestitino oggi carino con le scarpine col tacchettino. Insomma, mi sono fatta un po' carina per l'occasione. E niente, adesso man mano vi farò vedere anche il posto che è molto carino dove andiamo anche a mangiare. A poi! Vi faccio vedere qui sul computer le immagini dell'agriturismo dove abbiamo festeggiato il nostro 25esimo. Si chiama La Fontana, si trova a Monferrato ed è veramente un posticino carino, ma non tanto il posticino quanto le persone carinissime e gentilissime che abbiamo conosciuto, nonché marito e moglie proprietari di questo agriturismo. Abbiamo mangiato benissimo, come potete vedere anche dal menù che avete magari già visto nelle immagini nel video. È veramente veramente carino, si mangia bene perché le cose sono freschissime e, che dire, non potevamo stare meglio. Location fantastica, veramente molto molto bella, c'era persino una veranda esterna che c'era un'arietta fresca, si stava bene dopo che abbiamo finito il pranzo circa verso le 4, 4 e mezza, ci siamo seduti fuori all'ombra, veramente un posto splendido. Complimenti, complimenti a questo agriturismo. Questa è la confezione della bomboniera e adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. E questa è la bomboniera che abbiamo fatto per il nostro 25esimo di matrimonio. Allora raga, vi faccio vedere i regali che ho ricevuto. Questa scatola bellissima
con la scritta 25 sopra, praticamente così. Questo è un regalo dei nostri amici Enzo e Lucia, amici carinissimi, amici da una vita. Questa invece è un'altra scatolina che mi ha regalato mia suocera e mio suocero, e con i fiori che vedete qua. Stupendo mazzo di fiori veramente. E invece poi qua vedete l'orologio in stile shabby chic, è enorme. Questo è un regalo che mi hanno fatto mia sorella, mio fratello e i miei nipoti, praticamente ovviamente mio cognato, e praticamente però mi deve arrivare ancora un pacchetto da parte loro. Questo è il primo regalo. Magari poi ve lo mostrerò in un secondo momento. Invece questa stupenda targa me l'ha regalata mia cognata e mio cognato, il fratello di mio marito. Guardate, veramente bellissima. Sopra c'è scritto l'anno del nostro matrimonio e l'anno corrente, Giacomo e Paola, per il loro 25esimo anniversario di matrimonio, con affetto Massimo e Monica. Quindi veramente dei regali preziosi e bellissimi che rimarranno sempre nel tempo. E ovviamente ringrazio tutti di cuore quelli che hanno partecipato a questa festa, che è stata veramente carina. Grazie a tutti.